Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti su una nuova player review su Ultimate Team FIFA Italia. In realtà questa dovrebbe essere solo la player review di Higuain International Man of the Match, un'altra delle tantissime versioni che il Pipita ha ottenuto in questa stagione clamorosa in cui ha superato tutti i record superabili. È pure andata a segno, scusate, nella ultima partita dell'Argentina, vinta per 4-1, doppietta sua, e è uscita questa carta, 92. Allora, siccome poi praticamente basta andare tranquillamente su FUTBIN, FUTED, e andare a vedere che non è cambiato moltissimo a livello di statistiche con la sua carta Record Breaker 91, uscita in occasione del record appunto superato, quello del numero di reti in una stagione in Serie A, allora ho deciso di trasformare la player review in qualcos'altro. Andremo ad analizzare entrambi i giocatori, o meglio, andremo ad analizzare solo il 92, perché il 91 lo trovate già in alto a destra, basta cliccare sulla scheda, ma andremo a compararli in qualche modo. Io ho provato tutti e due, ampiamente, abbastanza ampiamente. In particolare il 91 ci ho fatto più di 25 partite, questo qui ci ho fatto 7-8 partite, ne ho registrate 5, come avete visto all'inizio. Penso di potervi dare un giudizio in generale. Allora, innanzitutto Higuain 92 conserva più o meno le stesse caratteristiche della sua versione 91. Ha un'ottima velocità, si sente moltissimo la velocità sia in accelerazione che in velocità scatto, e il meglio della sua velocità è il fatto che è abbinata alla forza fisica, quindi molte volte vedrete anche clip e vedrete se giocherete con lui il fatto che anche se un paio di avversari gli si attaccano attorno, lui riesce inizialmente, ecco, come in questo caso, a mantenersi in piedi, mantenersi in equilibrio per andare poi a stoccare un tiro. Di sicuro non potete fare le super progressioni di 40 metri che fate con Dybala, con Cuadrado e con questa gente così, però come attaccante, come punta centrale, questa caratteristica secondo me è importantissima. Quindi velocità più o meno siamo lì con Higuain Record Breaker. Sì, Record Breaker. Per quanto riguarda il tiro, Higuain mi è sembrato in questa versione ancora più forte. Cioè, vi spiego, il Record Breaker a volte mi sembrava buggato, a volte mi sbagliava qualche gol davanti alla porta nonostante io avessi mirato per bene, avessi scelto il tipo di tiro per bene. Questo qui non sbaglia a segnare manco se sbaglio io. Cioè, io per sbaglio faccio il pallonetto, per sbaglio faccio il tiro a giro, se è davanti alla porta non sbaglia. È praticamente impossibile a meno che qualche portiere fa dei miracoli e quelli ci sono, giustamente. È veramente incredibile come non sbagli niente. Infatti ha 99 di finalizzazione, 99 di posizionamento, 96 di potenzatino, 94 di tiri al volo, quelli lì anche lì eccezionali. Tutte queste statistiche più uno rispetto alla versione Record Breaker, più uno che però quel più uno minimo che si sente. Per quanto riguarda il passaggio sono rimasto sconvolto, perché sconvolto il positivo, perché è un giocatore associativo, nonostante l'81 di statistiche sulla carta, è un giocatore associativo al massimo, anche se non ha fatto neanche un assist. Vedrete una serie di passaggi, in particolare uno meraviglioso, potrei dire quasi alla Totti. Un passaggio, un filtrante al volo senza guardare di spalle che va a prendere l'ala alla sua sinistra, quindi alla destra in maniera perfetta. E quindi il passaggio mi è piaciuto veramente tanto. Ha un 83 di visione, 83 di passaggio corto e 65 di passaggio lungo, vi giuro. Una delle più grosse stronzate che abbia mai potuto analizzare nella storia di tutte le review che abbiamo fatto su questo canale. Cioè, proprio mai vista una cosa del genere. Di conseguenza, il passaggio mi è piaciuto veramente tanto, ma devo dire alla pari del Record Breaker. Il Record Breaker era forte perché scambiava, era veramente forte come questo qua, perché la sua forza era quella di scambiare molto con il COC e con le ali, e di non essere solo il giocatore che finalizza e basta, ma anche essere un giocatore che crea manovra. Non è il Mario Gomez buttato lì che te la butta dentro in un modo o nell'altro, ecco. Quindi qui, anche se, ripeto, sempre più uno in tutte le statistiche in game, non è cambiato niente, non è cambiato praticamente niente. Per quanto riguarda il fisico, capite bene, 92, 91, non è che sia una differenza così madornale.
E allora, di conseguenza, mentre ovviamente state vedendo in screen, oltre ai gol fatti e alle azioni fatte con 92, le due carte messe in basso in modo che mentre parlate mi possiate seguire, io vi do il mio De Profundis, diciamo, la mia sentenza. C'è così tanta differenza fra le due carte? No, no. Le uniche differenze che ho trovato sono nel tiro, ma non differenze del tipo il 91 fa cagare, il 92 è fortissimo. Il 91 è fortissimo, il 92 è ancora più forte. Che differenze ci sono di prezzo? Quelle sono quelle più importanti. Al momento per PlayStation 4 costa il 92, costa 182-185 mila crediti, il 91 150-150 mila crediti. Ci sono 30k di differenza. Allora, è mia idea che se, come dire, se, cioè, se avete 150.000 crediti, ne avete anche 180, secondo me. Quindi si possono anche spendere questi 30.000 crediti. Se proprio vi viene proprio da non so dove, di volerli conservare perché ci volete fare una squadra migliore attorno, perché volete potenziare un ruolo piuttosto che un altro, ok, comprate il Record Breaker perché alla fine è comunque devastante, è comunque forte, piccola minchiata che magari non vale niente, però a me sì, visto che sono anche un grafico, la carta del Record Breaker è più figa perché c'è oltre al colore c'è pure l'immagine in game figa, però questa è una cavolata, come vi ho detto, se magari a qualcuno potrebbe anche interessare. Nel frattempo, io in screen vi ho messo i pro e contro di Higuain 92. Capite che poi sono quelli che sono i pro e contro. Abbiamo fatto 7000 versioni di Higuain, quindi sono tutte con 9,5 e 10 perché è semplicemente eccezionale anche la sua carta 84. Dunque, questo video finisce qua. Spero di poterne fare altri come questi in cui si comparano i giocatori. Anche se non è proprio perfetto, perché non è che ho preso le clip del 91 e del 92 e le ho messe insieme. Ho messo solo il 92, ma nel frattempo vi sto parlando e vi sto esprimendo quella che è la mia opinione. In definitiva, se volete spendere abbastanza, va bene. Ci stanno i 30k di differenza fra il 91 e il 92, secondo me, perché 30k non sono tantissimi. Se diventano di più, lasciate perdere. Io ho avuto la fortuna di vendere il 91 la mattina a 160.000 crediti e comprare, come avete visto, il 92 a 178. 18k ci stanno tutti, direi. Comunque, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like e come al solito passate sui nostri social.